Buonasera e ben ritrovati cari telespettatori, siamo a Tu per Tu con. Ogni sera sapete ci occupiamo di un argomento diverso, ma puntualmente torna l'argomento benessere. Perché? Perché dobbiamo stare bene prima di tutto per essere felici, e quando parliamo di benessere chiamo naturalmente sempre nei nostri studi la nostra dottoressa Alessia Re, ben ritrovata. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a te di essere qua con noi, la dottoressa in scienze motorie, ma grandissima esperta di tutto quello che è attività fisica, prima di tutto perché l'ha sempre praticata, io direi che questo è un buon punto di partenza, è vero o no, sentire il proprio corpo, e poi perché negli anni non ha mai smesso di studiare, tant'è che mi hai appena detto dietro le quinte: come mai sei tutta gasata Alessia? Ti chiedevo, perché ho appena fatto un bellissimo corso di aggiornamento di Girotonic. Sì, ho organizzato un corso di formazione insegnanti e è andato molto bene, tanti colleghi nuovi, un corso molto interessante, quindi una bellissima esperienza. Da dove arrivano i colleghi? Ah, ovunque, a questo giro c'era Ginevra, c'era Monaco, c'era Foresta Nera, poi arrivano dalla Spagna, una volta è arrivata una ragazza da New York, una volta è arrivata una ragazza dalla Russia. È un centro abbastanza internazionale per la formazione insegnanti. Ah, quindi international siamo. Sì. E come fate? Cioè in inglese? In inglese, sì. Sono tutti corsi tenuti in inglese con traduzione per gli insegnanti italiani che non parlano la lingua, però solitamente sono tenuti tutti in inglese. Che meraviglia, bene, vedete, non si smette mai di imparare, poi tutto quello che tu apprendi poi sarà declinato ai miei clienti. Sì. Anche perché adesso c'è il rush finale prima di Natale. Esatto. Prima della grande abbuffate natalizie. Noi vi avevamo già raccomandato di non perdere i buoni propositi dell'estate sull'onda dell'entusiasmo del muoversi, iniziare a fare insomma seriamente dell'attività fisica, e quando abbiamo detto seriamente non intendevamo che dovete fare dei corsi intensivi o degli allenamenti ecco tipo militare, ma che dovete seriamente pensare di muovervi tutti i giorni. Poi abbiamo dedicato un'intera puntata a da dove si parte e perché, e la nostra Alessia adesso ci riassume un po'. Sì. Come bisogna approcciarsi e qual è lo stile giusto da... Sì. Allora, adottare, lo stile di vita da adottare. Giustamente tu hai detto riuscire a applicarsi con costanza all'attività, e nella puntata scorsa avevamo visto come ci sia uno stretto legame tra l'attività, l'esercizio fisico e il benessere e la salute, il mantenimento della salute. Avevamo visto come ci sono grossi legami e benefici dal punto di vista fisiologico, ad esempio dal punto di vista dell'apparato cardiocircolatorio, come prevenzione di malattie cardiocircolatorie, appunto ipertensione arteriosa o malattie metaboliche, quale ad esempio il diabete. Dal punto di vista dell'apparato osteoarticolare ci sono dei benefici, perché c'è un incremento della forza che non dobbiamo dimenticare che viene persa durante la nostra crescita, ed è buona cosa mantenerla anche nelle persone anziane. E dal punto di vista osseo è buono anche, è utile l'esercizio fisico valutato nel modo corretto anche per la rimineralizzazione ossea, quindi per quanto riguarda la prevenzione dell'osteoporosi. Ecco, a proposito di rimineralizzazione ossea, è arrivata una domanda alla nostra redazione e ce la faceva una nostra telespettatrice che si chiama Santi. E ci chiede questa cosa: se è vero che con l'attività fisica, intesa come regolare, si riescono a prevenire anche le fratture fratture ossee, cioè se c'è questa correlazione? Sì, c'è questa correlazione, è un'ottima domanda. Allora, prima di tutto, per la rimineralizzazione ossea è importante lavorare in carico, quindi in stazione retta o con degli attrezzi che mi permettono di lavorare con un carico adeguato, quindi non deve essere troppo elevato. Ad esempio, ne avevamo parlato già con l'attrezzatura del metodo Pilates, che dà delle resistenze facendomi lavorare anche in posizione da sdraiata, quindi in scarico articolare e con minor rischio cadute. Poi bisogna considerare che di solito le fratture avvengono nei punti prossimali all'articolazione, quindi se io riesco a mantenere una muscolatura forte e stabile, ma anche elastica, prevengo sicuramente le fratture. Quando parli di fratture, no? In questo caso particolare, stai parlando di fratture che arrivano in età adulta avanzata o in generale? Allora, sto parlando di fratture causate da osteoporosi, quando si parla di osteopenia a tal punto da avere fratture spontanee. Ecco, se vado a sciare, cado e mi spacco una tibia, quello non lo posso prevenire con l'attività, quello no, è impossibile. Però capita che l'osteoporosi arrivi a far fare delle fratture spontanee. Sì, delle fratture spontanee, quindi molte volte ci sono delle clienti che cadono o delle persone che cadono, delle persone anziane che cadono e si vede la frattura della testa del femore. E lì bisogna capire se la frattura della testa del femore è stata causata dalla caduta o se è la causa della caduta, perché le ossa sono talmente deboli che magari si sono, con soltanto un passo, uno spostamento del corpo sbagliato, un carico sbagliato, ha ceduto e quindi sono caduta a terra. Ah, interessante, è un altro punto di vista. Scusami se ti ho interrotto, però era proprio centrata su questo argomento. Sì. E poi avevamo visto come anche per il controllo del peso un esercizio fisico costante può aiutare, ovviamente associato anche a una corretta alimentazione. Poi altri benefici dell'esercizio fisico sono quelli a livello un po' più psicosomatico, psicologico, psicofisico, quindi una riduzione dello stress, una riduzione dell'ansia, aiuta sicuramente anche nella gestione del sonno, aiuta a mantenere attive le nostre capacità cognitive. E un aspetto importante dell'attività sportiva o motoria, specialmente negli adolescenti e nelle persone anziane, è questo aspetto socializzante che si ha, e per le persone anziane avevamo detto come anche praticare uno stile di vita attivo riesce a garantire a queste persone il mantenimento di un'autonomia per più tempo. Avevamo poi preso in analisi tutte delle tabelle che si trovano sul sito del Ministero della Salute, prese da spunti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci davano tutte delle indicazioni suddivise per fasce di età. Sostanzialmente quello che racchiude tutto era avere almeno un 30 minuti di lavoro aerobico giornaliero, quindi di allenamento cardiocircolatorio, almeno 5 volte alla settimana, se stiamo parlando di un lavoro di intensità moderata. Se invece un'intensità un po' più elevata, bastano anche 3 volte alla settimana. A questo si aggiungono 2 sedute di allenamento muscolare, quindi allenamento di forza, come dicevamo prima. L'importante è non ravvicinarli mai, quindi separare questi 2 allenamenti, perché, come dicevamo l'altra volta, i benefici dell'allenamento non finiscono con il termine della mia seduta di allenamento, ma proseguono, perché ci sono degli adattamenti fisiologici che subentrano all'interno dell'organismo, al quale l'organismo si deve riadattare. Questo avviene specialmente durante il sonno, quindi un consiglio che l'altra volta mi era sfuggito ma che voglio sottolineare è di non pensare soltanto all'allenamento, ma pensare anche alla gestione del sonno, perché è fondamentale per riuscire ad avere il meglio dall'allenamento. Ok. È interessante anche, insomma, cercare di gestire la fase del recupero in maniera corretta. Buonasera, per chi non può andare in palestra, ma vuole fare esercizio fisico per abbassare l'iperglicemia, quali tipi di esercizi sono consigliati? Grazie Rita. Allora, avevamo visto, c'è una slide, se riesce a recuperare Rita la puntata precedente, c'era una slide e la trova sotto disturbi metabolici, problemi con persone con disturbi metabolici, e quella slide indicava un allenamento di 30 minuti camminata ad intensità moderata, quindi intensità moderata significa che io ho un buon ritmo, riesco a parlare, ma non riesco a cantare. Tradotto, se io riesco a cantare mentre cammino, significa che il livello è troppo basso, quindi non è allenante. Se invece riesco a parlare con una persona che mi sta vicino, questa è un'intensità moderata fatta tutti i giorni, quindi non più 5 volte alla settimana, ma tutti i giorni. 7 su 7. Ed evitare il più possibile, se dovesse esserci il giorno che non posso andare, evitare 2 giorni consecutivi di inattività. Una cosa fondamentale poi è quella di riuscire a dare una pausa durante le attività sedentarie. Quindi se io sono una persona che è abituata o per necessità lavora magari al computer o passa tanto tempo in macchina, ogni 30 minuti interrompere, alzarsi per 2-3 minuti, fare un esercizi che possono essere una camminata, dei piegamenti sulle gambe, dei movimenti delle braccia, e poi tornare a sedersi e a lavorare. Sicuramente se è un problema di glicemia alta bisogna stare molto attenti al controllo della glicemia, farsi sempre seguire da un medico, controllare la glicemia prima dell'allenamento, durante l'allenamento e post allenamento, in modo da cercare il più possibile di evitare di entrare nel problema diabete. Ecco, tu hai detto cardio ed ecco qua che è partito il tuo video del cardio. Ti vediamo intraprendere, no, una serie di esercizi diversi fra di loro. Per esempio questa camminata laterale si chiamava ai miei tempi. Esatto. Allora, in questa fase in realtà, l'altra volta, io questo video l'ho pensato perché l'altra volta avevamo diviso tra allenamento cardiocircolatorio di moderata o elevata intensità e allenamento metabolico, che era quell'allenamento a interval training, quindi con cambi di ritmi, cambi di allenamenti. Questa parte, con questo particolare attrezzo che si può utilizzare solo con questo, quindi non può essere fatto con un tapis roulant tradizionale, questo è un attrezzo che non ha motore, quindi sono io con la mia forza muscolare che muovo quel rullo. Ma questo è un attrezzo, il tapis roulant, quello meccanico, sì, che tu consigli? Allora, a me piace tantissimo, perché è molto più intenso. Allora, nel tapis roulant, cerco di spiegare cosa sto dicendo, dove voglio arrivare. Nel tapis roulant tradizionale io salgo su questa pedana, su questo rullo, accendo, il rullo gira e io alzo le gambe per non inciampare. Quello è quello che io faccio quando sono su un tapis roulant, più o meno veloce, se cammino, se corro, ma quello è. Con questa tipologia di attrezzi invece, se non lo muovo io, sta fermo, e quindi c'è un intervento muscolare da parte mia e un intervento coordinativo da parte mia molto più elevato. E per me è fondamentale, anche perché quando io cammino sono io che vado in avanti, non è la strada che si muove sotto i miei piedi, fortunatamente. Okay. Quindi in pratica tu lo preferisci, anche lo consigli? Io lo preferisco. Diciamo la verità, a dire il vero sembra che tu non faccia la minima fatica. Insomma... Invece... a me piace anche perché a me piace tanto la corsa e mi piacciono tutte le andature di preparazione alla corsa, e su questi attrezzi io lo posso fare. Su un tapis roulant normale non posso. Ad esempio, questo ha una resistenza molto forte che imita la mischia del rugby. Questo è un allenamento di rinforzo degli arti inferiori, quindi riesco ad ottenere un allenamento cardiocircolatorio anche attraverso il movimento. Ovvio che se questo attrezzo io non ce l'ho, posso fare un allenamento a corpo libero, posso fare degli intervalli di tempo con degli squat, con dei piegamenti sulle braccia, con altri esercizi a corpo libero. Nella prima parte del video ti abbiamo vista andare sulla cyclette. Sì, la prima parte del video, se lo possiamo rivedere. Certo che possiamo rivederlo. È proprio il lavoro cardiocircolatorio classico, quindi sono sulla bike, pedalo, posso cambiare l'intensità, posso cambiare la resistenza, la velocità in base alla mia tipologia di allenamento. La bike ti piace di più del tappeto? Ma io preferisco il tappeto in realtà. Infatti sulla bike io introduco degli esercizi anche di rinforzo, quindi qua sto utilizzando un elastico per darmi uno stifolo e per renderla, a mio avviso, un po' meno noiosa, ma è una questione puramente personale. Ho clienti che leggono per un'ora pedalando sulla bike. Qua sto facendo degli esercizi di rinforzo con dei piccoli pesetti, però sostanzialmente è un allenamento cardiocircolatorio in cui io continuo a pedalare e vario le intensità se necessario. La stessa cosa adesso la vediamo sul tapis roulant, che questa ad esempio è una camminata veloce, che è un allenamento cardiocircolatorio di intensità moderata. Qui si passa alla corsa, per chi può correre. Questa è una corsa che posso fare su un tapis roulant tradizionale, posso fare all'aria aperta e corro. Perché posso andare avanti così? Perché mi dà la possibilità di spostarlo, okay. Altrimenti non l'avrei. Non si sposterebbe mai. E qui vedi che io inizio a entrare in tutte quelle andature di preparazione alla forza, di preparazione alla corsa, e alternando. Adesso questo è un video molto breve in cui ho dovuto fare poche ripetizioni, certo, pochi esempi, ma alternando ad esempio questo esercizio per un tot di tempo, un tot di ripetizioni, poi magari riprendo la parte aerobica, poi rifaccio questo esercizio ad esempio muscolare, poi rifaccio una parte di intensità più bassa. Cioè era quel discorso di andare a lavorare su tutti, certo, i metabolismi, e quindi questo diventa un allenamento metabolico proprio per il fatto completo. Che, esatto, io riesco non soltanto ad andare a lavorare su un metabolismo dei grassi, che è quello tradizionale, cardiocircolatorio, di moderata intensità o di intensità continua, ma riesco a lavorare con questi intervalli di allenamenti e cambi di intensità sui tre metabolismi del nostro corpo, ed è stato visto come queste tipologie di allenamento provocano all'interno dell'organismo degli cambiamenti fisiologici permanenti, molto di più rispetto a un allenamento di camminata continua, corsa continua. Quindi in buona sostanza si tratta solamente di variare l'esercizio o di andare anche a variare l'intensità? Tutto, perché ogni... nell'allenamento ci sono delle fasce di intensità e delle fasce di tempo, per cui in un certo tempo io lavoro in un certo metabolismo, oltre a quel tempo io lavoro in un altro metabolismo, oltre a quel tempo arrivo nel terzo. Quindi devo riuscire, devo saperlo, quindi... Di solito per questi allenamenti bisogna essere seguiti da un istruttore. Io cambio gli esercizi, quindi passo da un lavoro aerobico a un lavoro muscolare, cambio i tempi di lavoro, quindi posso lavorare 20 secondi, posso lavorare 40 secondi, cambio i tempi di recupero, perché abbiamo detto che anche i tempi di recupero sono fondamentali per quegli adattamenti e fanno parte dell'allenamento. Non dimenticate mai che la parte di allenamento è anche dopo la seduta. E cambio l'intensità. Poi ovviamente il cambio di intensità, di tempi va valutato in base alla preparazione del cliente, quindi partirò gradualmente fino a salire con intensità maggiori, con tempi maggiori e allenamenti sicuramente più allenanti ma indicati, cioè non vado mai over, sopra, perché sennò non ottengo nessunissimo beneficio se non quello di affaticarmi. Come faccio a sapere se vado over? Lo si percepisce. Allora, se mi segue un allenatore, l'allenatore lo sa, c'è un calcolo delle pulsazioni che può essere fatto, si vede, e si vede anche dal recupero del giorno dopo. Se sono il giorno dopo stravolta, vuol dire che quell'allenamento non era adeguato per me. Non va per me. Benissimo, allora andiamo in pubblicità. Dopo la pubblicità di cosa parliamo? Forza. Forza, pubblicità per noi. Eccoci qua, torniamo in diretta, lo facciamo con la nostra dottoressa in scienze motorie Alessia Re, con la quale ci siamo lasciate prima della pubblicità dicendo che avremmo parlato di forza, la forza che ci verrà dopo che affronteremo in maniera adeguata l'allenamento. So che hai portato anche degli esercizi da mostrarci. Come sì, allora ho portato prima di tutto delle foto dove si vedono gli esercizi più tradizionali, i più classici che di solito si fanno. Eccolo, ad esempio, questo è un esercizio, l'esercizio della sedia viene chiamato. Ah, questo lo faccio anch'io. Ok, questo è un grandissimo esercizio per l'allenamento delle gambe. Non dico quanto rimango, se no poi ridete. È un ottimo esercizio anche posturale, perché io sento l'appoggio della schiena al muro. Poi, quanto ci rimani tu così? Tanto. Immaginavo. Sì. Cioè ti portano il caffè, tu sei tranquillo. La dottoressa Re quando va a trovare gli amici si siede, non mi danno la sedia, sto lì così, mi basta un muro. Poi un altro esercizio è il ponte. Allora, io perché vi ho portato queste foto che noi possiamo far scorrere? Perché tutti gli esercizi di forza partono da un allenamento, da una buona esecuzione posturale dell'allenamento. Okay? Quindi, ad esempio, questo esercizio, le donne lo fanno tutte, questo esercizio, perché è un esercizio che rafforza i glutei, quindi in palestra non manca mai durante una seduta di allenamento, certo. Ma deve essere eseguito così, quindi con l'allineamento del bacino, con la connessione e la tenuta degli addominali, quindi vedete come le mie costole e il bacino sono connesse, le gambe bene parallele, la tenuta attiva dei glutei. Quello successivo è lo stesso esercizio su una gamba, che è difficilissimo perché io sto andando a lavorare su una catena laterale, il mio bacino, se vedete, non si è modificato. Quello che invece succede è che tac, cado col bacino perché faccio troppa fatica. Certo. Quindi significa che la mia catena muscolare addominale, dorsale e il gluteo di sostegno non hanno la forza. Ma tu per aiutarmi. Tieni o vai su e giù? Può essere fatto in entrambi i modi, può essere fatto in statica, quindi mantenuto, o può essere fatto in dinamica, scendo, salgo, scendo, salgo. Le gambe tue che sono meravigliosamente così allineate con il bacino, non cede niente, non cede niente. Sono divaricate o come? Sono alla larghezza dell'anca, okay, o se volete al glutei. Ok, leggermente divaricate. Di solito la distanza è una mano. Okay, di solito. Giusto per capire. Sì. Adesso dacci anche una roba da casalinga di Voghera, no? Adesso vi do un altro esempio. No, aspetta, dimmi. Per quello lì, per il ponte, che piace a tutte, come hai detto tu. Piace. No? Ecco. Una casalinga di Voghera per partire, quante ripetizioni dobbiamo riuscire a fare? 10? Basta. Cambio gamba. 10, 8? Va bene. Ne faccio 5? Va bene anche 5, l'importante è che siano fatti bene. Ok. Perché sennò non solo non ottengo risultato muscolare, ma rischio anche di farmi venire mal di schiena. Quindi io lo sento, se io non riesco più a controllare il mio corpo, vuol dire che quell'esercizio io lo devo terminare, fare una pausa e magari riprenderlo dopo. Ok. Okay? Bene, vediamo il successivo. Dopo c'è questo, ok, questo qui vedete come ancora io mi ritrovo ad avere spalle e fianchi perfettamente allineati, la gamba in allungo. Questo esercizio, da questo esercizio noi possiamo fare tutto, ma è quel discorso, aspetta, è quel discorso posturale, quindi io da questa postura perfetta su un fianco posso aggiungere il movimento della gamba, posso fare quello che voglio, su, giù, avanti, indietro, piego, stendo, cerchi, quello che voglio, l'importante è che tutto il quadrante del corpo rimanga stabile in questo modo. Oh, come sono a martello i tuoi piedi? Perché sto spingendo tanto perché l'idea, se voi prendete quell'immagine, immaginate di ribaltarmi, io sono in piedi. Sì. Ok, è la stessa posizione. Che se osserviamo bene, io dicevo, ma vedo bene o... Il fianco non tocca il pavimento. Il fianco sotto no, quindi il triangolo della taglia, che è il triangolo che noi abbiamo nel punto vita, è sollevato perché la mia, in quell'esercizio, la parte addominale che è rivolta al pavimento è in stabilità, quindi sta lavorando tantissimo. Lei, quella rivolta sotto il pavimento, noi pensiamo a quel lato rivolto al soffitto, invece il lato che più sta lavorando per stabilizzare è quello rivolto sul pavimento. Questo esercizio è un ottimo esercizio anche per in preparazione per il side plank, quindi quegli appoggi sulla spalla con il busto inclinato lateralmente, ma il concetto è sempre questo, io devo riuscire a mantenere questa posizione e da lì posso partire, ma senza questa preparazione io non posso fare tanto, cioè non, sì, lo faccio, ma non vado a lavorare perfettamente con il gluteo, vado a lavorare di più con i muscoli della schiena o dell'anca, che non mi portano al risultato in poco tempo. Non c'è beneficio, andiamo avanti, andiamo avanti. Plank, esercizio più amato dagli istruttori, a detta di molti, vedete che ritorniamo al discorso di allineamento, perfettamente allineata, spinta delle braccia, ottima organizzazione delle spalle, e fondamentale, ricordatevi la posizione della testa. La testa deve essere allineata. Se io in questo esercizio lasciassi cadere la testa in avanti, perderei la tenuta delle scapole e perderei completamente la tenuta degli addominali, soltanto non mantenendo la testa in linea. Il plank è un altro esercizio appunto che sarà molto amato dagli istruttori ma tanto odiato dagli allievi. Può essere fatto con le ginocchia in appoggio, se ho problemi di polsi o se è troppo intensa questa posizione posso farlo anche in appoggio sull'avambraccio per rendere l'esercizio più facile. Però questo è insomma il must. Come sono le gambe? Le gambe nel plank possono essere parallele alla larghezza del bacino, possono essere anche più divaricate o possono essere anche unite, lo rendono più sfidante perché diminuisco la base d'appoggio. Mentre le braccia devono essere alla larghezza delle spalle, perpendicolari alle spalle, per essere precise. Ma guardate che esecuzione, veramente. Può essere fatto con una gamba sola, una volta che io sono abile a mantenere questa posizione, posso sollevare una gamba, staccare un piede. Ma questa è scienza e non fantascienza. Possiamo... Rimaniamo pure su questo, coi piedi per terra, tutte e due. Rimaniamo coi piedi per terra, cara dottoressa, e andiamo al successivo esercizio. Ok, questa è una variante molto, non è vero che è molto più semplice, perché anche qui subentra l'allineamento, può essere fatta con solo la gamba sollevata, solo l'arto superiore sollevato, oppure con questa arti opposti sollevati, quindi nel nostro vocabolario si dice che sto attivando una catena crociata, quindi arto e gamba opposta. Difficilissimo sarebbe farlo con arto e gamba, arto inferiore e superiore uguali, perché vado a lavorare su una catena muscolare diversa, ma anche qui si entra piuttosto nella fantascienza, certo. Ed è difficilissimo perché mi richiede molta stabilità a livello del medio gluteo, molta stabilità a livello degli addominali, quindi direi che già questo va benissimo. Anche questo può essere fatto in statica o in dinamica. Guardate la posizione della testa allineata, guardate la posizione del braccio, scapola spinta verso l'esterno che mi sostiene. I muscoli che ci sono a lato della scapola sono i muscoli di ponte tra i muscoli della schiena e la fascia addominale, quindi è fondamentale che quei muscoli siano attivi affinché questo esercizio sia svolto correttamente. Quanto la manteniamo questa posizione? Quanto vogliamo, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 30 secondi, quanto voglio. Ci diamo il compitino che dobbiamo arrivare in un mese a 30 secondi? Sì, sì, sì. E un consiglio che vi do, se volete fare questa prova, ad esempio è molto bello farlo sull'esercizio della sedia, perché l'esercizio della sedia, una volta che io trovo la posizione veramente di allineamento degli arti a 90 gradi, quindi angolo delle ginocchia a 90 gradi, angolo dell'anca a 90 gradi, posso ovviamente stare anche più su, non devo arrivare subito in quella posizione, e rimanere in questa posizione per 30 secondi è tantissimo all'inizio. Però cercate di non farlo guardando un orologio, ma pensate a respiri, contate i respiri che voi fate per arrivare a questi 30 secondi e mentre fate questo esercizio contate i respiri, che aiuta tantissimo, concentrarsi di più sulla respirazione che non sul tempo, perché il tempo non passa mai, sono i 30 secondi più lunghi della mia vita e posso salire anche a un minuto, volendo. Che bello! Poi c'è un altro esercizio, sempre dal punto di vista della tecnica, che dovrebbe essere, se non sbaglio, eccolo qua, il push-up, altro esercizio. Questo è un esercizio difficilissimo, amatissimo dagli uomini, perché hanno molta più forza nelle arti superiori rispetto a noi. Allora, questo è un push-up eseguito a tavola, quindi con piedi a terra, busto in linea. Varianti, ginocchia in appoggio, variante, faccio lo stesso esercizio, questa è una variante facilitata, quindi io vado a caricare sulle braccia soltanto la parte alta del mio corpo senza tutto il peso del corpo. Una variante ancora più semplice sarebbe fare questo esercizio dalla stazione retta, quindi in piedi, su un piano inclinato, sia esso un tavolo o un davanzale di una finestra, e via via andare ad abbassare l'altezza dell'appoggio a cui io sto facendo questo esercizio qui. Ok, infatti effettivamente lo si vede fare anche a parete. Quindi. Anche a parete. L'unico problema della parete secondo me sono i polsi, bisogna fare molta attenzione ai polsi. Solitamente a parete si fa con i gomiti aperti, perché farlo così va a caricare molti polsi, quindi anche perché le mani, se anche lo faccio a parete, devono rimanere davanti alla linea delle spalle, quindi se io piego poi vado a caricare, sovraccaricare comunque i polsi. Comunque il push è proprio il più difficile, qua è difficile fare sì, perché richiede molto, richiede la tenuta addominale, la testa, vedete che anche qui è allineata, e richiede tanta forza. Questo è un plank, scusatemi, un push up completo, ma io posso fermarmi anche prima, Non è detto che io debba arrivare a sfiorare con la pancia al pavimento, lo faccio più piccolo pensando all'organizzazione delle spalle, alla testa, all'addome, va benissimo tutto. Va bene, andiamo avanti così vediamo delle altre cosine. Un'altra cosina, ecco, questo esercizio io l'ho messo solo perché volevo dimostrarvi la differenza tra un esercizio addominale classico crunch corretto, che è questo, in cui si vede che la mia parete addominale rimane bassa, schiacciata, bella schiacciata al pavimento. Dopo un attimo di organizzazione mia, perché non sono tanto abile a farlo sbagliato per mia fortuna, questa è l'esecuzione sbagliata. Vedete come la mia pancia sta buttando verso l'esterno. Allora, Solo questo, non voglio dire altro su questo esercizio perché non conosco le persone che fanno questi esercizi, se hanno problemi di collo, perché anche qui bisogna capire se questo esercizio è fatto di collo o non di collo, se hanno dei problemi di diastasi addominale questo esercizio non lo faccio, se hanno problemi di prolasso questo esercizio non lo faccio, se ho problemi di schiena o di ernia questo esercizio non lo faccio, ma se sono una persona che lo può fare, controllare che la parete addominale rimanga attivata verso l'interno, non venga buttata verso l'esterno. Bene, e così abbiamo imparato anche a fare gli addominali correttamente, anche se abbiamo scoperto che c'è una tecnica notevole. Una notevole tecnica, ma poi anche ci sono tantissime persone che in questo momento diranno oh mamma mia l'ho sempre fatto, adesso sto capendo, scoprendo che non lo posso fare perché viene ritenuto invece un esercizio basic molto semplice alla portata di tutti. Sì, perché è l'esercizio che tutti quando i medici dicono ah mal di schiena deve rinforzare gli addominali, quindi tutti vanno a casa e si mettono a fare questo esercizio e invece per una persona che ha mal di schiena questo è uno degli esercizi non indicati. Che non va bene. Abbiamo dell'altro materiale, sì, vero? Ho un video, esatto, dove c'è una dimostrazione di un esercizio di forza, di allenamento della forza con l'utilizzo dell'elastico. Allora, io ho utilizzato un elastico molto lungo per permettermi di fare questi esercizi, ma se voi vedete, se guardate questo esercizio, focalizzando di più l'attenzione sul discorso posturale. Vedete come i miei esercizi sono sempre... Questo è il ponte, l'abbiamo visto prima. Io devo arrivare nella posizione corretta di ponte, ho soltanto aggiunto una resistenza ulteriore. Sì. Quindi non è importante avere dei carichi eccessivi, il carico deve essere sempre adeguato alla mia capacità muscolare. Se io aumento troppo il carico e la tecnica non è corretta, vado a lesionare la parte che sto utilizzando e, come dicevamo l'altra volta, non è detto che il dolore io ce l'abbia il giorno dopo, ma continuando ad allenarmi nella maniera scorretta io riesco ad arrivare, cioè vado poi in situazioni di dolore che ahimè a volte vengono scoperte in ritardo. È interessante vedere che come riesci insomma, costruire una palestra con degli attrezzi, no? In un pavimento con l'ausilio solo di un elastico. Sì. Ecco, adesso io ho preso in mano uno dei tuoi elastici perché appunto quando guardiamo i tuoi video, cioè vediamo che tu fai questi esercizi con estrema naturalezza, volevo cercare di capire quale resistenza. Che resistenza. Effettivamente la resistenza c'è. Allora, la scelta dell'elastico è per quello che io ho portato due tipologie di elastico, uno più leggero che è il tuo e uno più pesante. Hai visto che ho scelto subito bene? Vedi? Allora, tutte le mie clienti mi dicono quale elastico devo scegliere, devo prendere l'elastico più light, devo prendere l'elastico più forte? Allora, partiamo dal discorso che io devo attivare principalmente i muscoli posturali, non quelli di movimento, che sono più forti. I muscoli posturali, per essere attivati, prima io per attivare quei muscoli devo utilizzare una resistenza più leggera, dopo, quando ho allenato i muscoli posturali, vado ad utilizzare una resistenza più pesante. E cosa faccio? La prova? Perché faccio così? Faccio la prova così, sì, faccio la prova. Guardate, se io tiro questo elastico, non so se lo notate, ma per aprire questo elastico, che è fortissimo per me, guardate le mie spalle dove sono andate, sì, ok? È sbagliato. Se tu, Maria Rosa, mi lasci quel bellissimo elastico, ma neanche, però guardate Maria Rosa come lo sta facendo, riuscendo a mantenere le spalle basse. Maestra, quella è l'esecuzione giusta. L'elastico, adesso provo quello forte io. Prova quello forte. Sono curiosa. Prova, tiralo. Mannaggia. Eccolo. Se tu lo fai mantenendo la postura corretta, praticamente no, non riesci neanche a muoverlo. Mi si apre solo la giacca. Quindi la scelta dell'elastico è in base, cioè Non provategli gli elastici, non andate o prendete un set di elastici, non è che se vi piace il colore, esatto, oppure se li comprate su internet prendeteli light, medio. Il forte si usa poco, il light e il medio, e capite qual è. Poi noi abbiamo degli distretti muscolari che sono più forti, quindi per le gambe ad esempio, gli arti inferiori posso utilizzare un elastico un po' più forte, per gli arti superiori posso utilizzare magari una elastico. E per capire la lunghezza deve essere alto come noi? Allora, la lunghezza, allora, gli elastici pretagliati di solito sono lunghi 1,20 m. Per gli esercizi che vi ho fatto vedere io, li ho tagliati a 1,50 m perché io non sono particolarmente alta, ma con i miei uomini io utilizzo anche 1,80 m/2 m di elastico. Se vi mettete insieme con qualche amica potete comprare questi elastici, vengono venduti anche in rotolini di 5 metri, 10 metri e ve li tagliate. E trovate un elastico di, secondo me, 1,20 m è buono, il 1,5 m è fantastico perché mi permette di fare tutto quello. Cioè sì. 1,5 m per donne come noi, poi di 1,60 m. Sì, sì, sì. Se no 1,80 m, ecco. 2 metri di elastico servono tutti. Sì. Bene, così abbiamo scoperto anche come si sceglie l'elastico, perché poi è una giungla, anche lì. Sì, è difficile, la scelta dell'elastico è difficilissima. Bene, sì. Abbiamo finito, il materiale l'abbiamo visto tutto. C'era un esercizio, questo, eccolo qua, perché... il massaggino ai piedi. Allora, massaggino... guarda che hai un minuto, te lo dico. Allora, questi esercizi li ho introdotti perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di allenamento dell'equilibrio, quindi... Allora, allenamento dell'equilibrio, che dice di farlo soltanto per gli anziani, io l'allenamento dell'equilibrio lo faccio con tutti. E tu mi dici, ma Alessia, mi parli di equilibrio e ti stai massaggiando i piedi? Sì, infatti, certo. Come effettivamente ti ho detto. Noi camminiamo, quindi noi dobbiamo stimolare la pianta del piede perché è la nostra base di appoggio, quindi io vado a massaggiare, vado a rinforzare, ad esempio qui sto facendo passare la pallina sotto il piede, vado a stimolare la pianta del piede perché è sulla pianta del piede che io passo il maggior tempo della mia giornata, quindi stimolo la propriocezione, stimolo il rinforzo dei muscoli della pianta del piede. Adesso sto stimolando la mobilità della caviglia, ma questo esercizio di mobilità della caviglia, adesso vediamo come in realtà parta dall'anca. Vedete che io sto mobilizzando l'anca, quindi anche le anche devono essere mobili, devono essere allenati in mobilità e in stabilità, perché poi io quando faccio un passo c'è sempre un momento in cui sono su una gamba sola in equilibrio e c'è l'altra che si stacca. Qui il mio massimo divertimento, che sono tutti questi esercizi con le dita dei piedi, possono essere fatti anche da seduti, possono essere fatti anche aiutandosi con le dita delle mani a mantenere ferme le altre dita se voglio alzare soltanto l'alluce o soltanto le altre dita. Qui sto facendo un ventaglio, cercando proprio di, anche a livello coordinativo, allenarmi. Questa è una sequenza di equilibri a livello bipodalico tradotto sui due piedi. Io li sto facendo a corpo libero, ovvio che mi posso tenere tranquillamente a un appoggio. Questo è un appoggio su una gamba sola. Questo è sempre l'appoggio su una gamba sola, ma in cui io inizio a creare degli stimoli per portarmi fuori equilibrio, che sono il movimento della gamba opposta, il movimento degli arti, il movimento del busto. E se voi vedete, io sto cercando di rimanere in questa posizione. Perché ce lo dici la prossima volta, perché il tempo a nostra disposizione, ti sei presa quasi un minuto, regista, io mi meraviglio anche di te che continui a darle anche corda e mandi video, mentre abbiamo sforato con la dottoressa Alessia Re. Forse ci rivedremo anche nel mese di dicembre, adesso la corrompo. Salutatela in maniera veloce perché dobbiamo chiudere. Buonasera a tutti, grazie. La linea vola al telegiornale.